Ormai da circa 25 anni con la Fondazione Al Samaritano costruiamo qui nella Repubblica Dominicana villaggi interi con cliniche, scuole, chiese, e questo per aiutare le tante famiglie povere. Quest'opera, per iniziativa del fondatore Elio Madonia, continua a costruire per il bene di tante famiglie che non avrebbero mai una casa. E questo è uno dei progetti della Fondazione Al Samaritano, che vedrà almeno 100 case costruite per tante altre famiglie povere. Molte famiglie già hanno preso possesso in questo nuovo progetto, che è il progetto numero 10 della Fondazione Al Samaritano. Per capire il valore di queste modeste case, nel corso di questo video vi mostreremo dove vive la gente prima che le venga assegnata una casa. Since if you make some creature with her, you will have to buy something, you know, because she has a family to bring food every day, you know. If you come here, vieni giù, ma buon buono. Mi parlo, tu sei seguito. La paletta. Coco. Pro? Sì. Vedi Tina, questa è la casa dove abitava un pastore con la moglie e quattro figli. Una situazione terribile, non c'è una pietra, soltanto pezzi di legno e di lamiera, e in questa casa abitava un servo di Dio al quale noi gli abbiamo offerto di costruire casa, e lui ha rinunciato a favore di una costruzione di chiesa. La gente gli ha detto: ma sei proprio matto, che uno viene a regalarti una casa e la rifiuti? Adesso, per grazia di Dio, abbiamo costruito non soltanto la chiesa, che poi vedremo, ma anche una bella casa per questa famiglia. Ecco, questo è il lato della casa. Come si può vedere, soltanto materiale vecchio di recupero. E qui dentro per anni ha vissuto un servo di Dio con tutta la sua famiglia. E questo è il miracolo che si era fatto. Questo servo di Dio che abitava in quella baracca, al quale fratello noi avevamo offerto di costruire una casa, e lui ha preferito rinunciare per costruire una chiesa per un popolo che aveva bisogno di un locale di culto decente, che tra poco vedremo, e ha rinunciato. E il Signore ha fatto
un'opera meravigliosa, e abbiamo potuto anche costruirgli una casa che lui non avrebbe mai potuto sognare, una casa con 3 camere da letto, 2 bagni, sala, cucina e un terreno ancora. Limpia questo e mi do un cottiglio. Vai, sì. Cottiglio, ora che lo tenete. Non c'è altro cottiglio dentro? Sì. Mi va a parlare per me, Hermano. Alleluia. Sì. Quanti figli hanno? 4. Me lo limpia, sì, papà. Hai otto da me? Me lo limpia. Sì. Faccio vedere un altro po' di cottiglio. Allora, questa qua era in giro, lei non lo sapeva. Andiamo a vedere una. Sì. Questa, alle nostre spalle, era la vecchia chiesa, infestata di scorpioni, ed è qui che loro si riunivano per lodare, per celebrare i loro culti al Signore, finché il fratello Miccolis costruì loro una nuova chiesa dove adesso celebrano il nome del Signore. Adesso andiamo a vedere la nuova chiesa. Tutto quello che abbiamo visto fino adesso mi ha toccato il cuore e credo che il Signore ha fatto tutto questo, tutto quello che abbiamo visto, perché il fratello Raffael, quando aveva l'opportunità di poter fare la casa che abbiamo visto stamattina in quelle condizioni, ha rinunciato a tutto questo, ha rinunciato a far star bene la sua famiglia perché voleva far star bene i fratelli dandogli questo locale di culto, e il Signore l'ha onorato, perché subito dopo il Signore non solo ha permesso di avere questo locale che anche per l'Italia è bellissimo, ma gli ha permesso anche di avere quella casa, di dare dignità alla sua vita e alla sua famiglia. Questa è la mia prima esperienza sul cambio missionario e sto ancora riflettendo cosa posso imparare da tutto questo, cosa possiamo imparare da tutto questo. Rifletteteci anche voi. Señor, uno cantaba, otro oraba, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Aleluya. Oggi, insieme con il comitato preposto per questo lavoro, ci troviamo in questo villaggio Alguin, dove vivono centinaia di famiglie povere, estremamente povere, in condizioni disastrose. E stiamo cercando di decidere quale di queste famiglie aiuteremo prima delle altre. Ed è la decisione più difficile, perché tutte sono famiglie estremamente bisognose. Bajando que están los carros, sí, para allá abajo. Por aquí. Mira, ve.
mejor. Entiendo la lista para poder venir aquí a hablar. Questo giardino, chiamato Giardino Paradiso, si trova a fianco del grande villaggio di Villa Paraiso con 206 case costruite e ora stiamo costruendo altre 100 case. Vamos a orar todos. Padre mío, Dios mío, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, Padre, por este día tan glorioso que tú nos has dado, Dios. Gracias, Señor, te damos por los misioneros, Señor, que tú has usado, Dios, para que en este día nosotros podamos tener frutos, Señor, para nosotros y nuestras familias, mi Dios. En nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias te damos, Padre amado, por tu gran amor y tu gran misericordia, Señor. Gracias, gracias, mi Dios, por tu favor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Questo giardino è composto di 80.000 metri di terreno che è stato comprato per dare l'opportunità ad ogni famiglia di avere un suo giardino, un suo terreno dove poter coltivare e poter riuscire a dare da mangiare alla famiglia. È una bellezza, siamo stati a passeggiare proprio ora e è qualcosa da vedere. Ci sono tanti tipi di verdure, tanti tipi di piante. Dai fagioli ai peperoni e tutte le piante di verdure che usano qui in questo paese. Uno che passeggia dentro a questo giardino vede una foresta, ma dentro a questa foresta c'è tanto, tanto cibo da poter dare ai propri figlioli. Dove abbiamo almeno 280 famiglie, quindi almeno 1200-1300 persone, nella stragrande maggioranza sono famiglie haitiane, tutte estremamente povere. Questa è una zona di coltivazione di canna da zucchero. Agli haitiani viene permesso di venire in questo paese per un periodo di 3 mesi per tagliare la canna da zucchero. Siamo arrivati ora a Villa Ascensione. In ogni villaggio che noi costruiamo c'è sempre una scuola, chiesa, un centro per bambini e qui abbiamo anche un centro di alimentazione che adesso vedremo appunto la gente povera, perché qui sono tutti estremamente poveri che ricevono 3 volte alla settimana un pasto completo. Yeah.
macelleria la più facile. E questo è il macellaio. Dopo aver visitato Villa Ascensione, adesso ci stiamo recando a Villa Redenzione, un altro dei nostri progetti, anche questo un progetto dedicato quasi interamente all'assistenza di haitiani. Come abbiamo detto, questo è il villaggio Redenzione, è il quinto progetto della fondazione. Non possiamo vedere tutti i progetti, sono ormai tanti, ma in questo villaggio noi abbiamo più di 250 famiglie, come ho detto prima, haitiani, molto discriminati. Era uno dei posti più squallidi, c'era tanta miseria, non c'erano regole igieniche e abbiamo costruito questo centro dove adesso vivono con un pochino di decoro in più. Adesso visiteremo un centro di alimentazione per bambini. Ogni centro ha la sua chiesa, la sua scuola e qui c'è uno spazio anche per i bambini per giocare. Attenzione, guardare! Questo è un villaggio ormai costruito da molti anni e adesso viene un po' alla volta ristrutturato. È logico che questa gente non hanno soldi per fare la manutenzione, ristrutturare quello che hanno ricevuto. Tante sono le opere che la fondazione porta avanti. Abbiamo oltre 10 chiese, 6 scuole, tante cliniche. E qui mi trovo davanti a quella che è per noi una nuova opera. Qui abbiamo una scuola di sartoria, di cucito, abbiamo un istituto di bellezza per uomo e per donna, abbiamo la falegnameria, abbiamo una scuola di idraulica, di elettricità, di saldature e tante sono le opere che portiamo avanti e che continueremo a sviluppare con l'aiuto di Dio e grazie a quelli che ce ne danno la possibilità. Dio vi benedica.